Ma io credo che sia giusto che quando la gente sceglie col proprio voto chi deve governare siano quelli a governare, cosa che purtroppo oggi non sta accadendo nel nostro paese. E quindi penso che sia giusto individuare un meccanismo di legge elettorale dove a governare non sia chi ha perso ma chi ha vinto le elezioni, e soprattutto anche un meccanismo che finalmente faccia pulizia e chiarezza rispetto alla possibilità dei cambi di casacca. Chi cambia casacca va a casa, non ha nessun senso che un governo possa rimanere in piedi perché parlamentari cambiano due o tre partiti durante il corso di un mandato. È vero che la nostra è una democrazia parlamentare, quindi la Costituzione evidentemente va rispettata e noi la rispettiamo, ma proprio in quest'ottica la stessa Costituzione dice che i consigli regionali possono nel numero di 5 proporre dei referendum, e quindi questo credo sia un meccanismo intelligente. Il mio partito Forza Italia sta lavorando per trovare un accordo con gli amici della Lega che ci possa permettere di condividere una proposta comune, e quindi sono fiducioso che questo possa avvenire. Ma la ratio che ci unisce però è che davvero se i cittadini scelgono una persona, una forza politica, un gruppo parlamentare, quello sia a governare il Paese.